Grazie, io parlo per l'organizzazione Antudo, un'organizzazione per l'indipendenza della Sicilia. Noi abbiamo deciso di venire a questa manifestazione perché riteniamo che sia necessario difendere le comunità locali. E le comunità locali vengono rappresentate prima di tutto dalle quelle che una volta erano le province e dai comuni, molto più che per esempio dalle prefetture. Questa è la ragione fondamentale per cui noi oggi siamo qua. I comuni e gli enti locali in generale hanno alle spalle 20 anni di vera e propria guerra da parte dello Stato contro le comunità locali. I bilanci degli enti locali sono stati distrutti e al sud questo fenomeno ha assunto un carattere veramente catastrofico, tant'è vero che decine e decine di comuni siciliani sono in dissesto o in predissesto. La maggior parte dei servizi ormai li pagano per intero i cittadini. Ora, questo meccanismo può essere ribaltato soltanto se c'è una ribellione, della Sicilia, una ribellione che è soprattutto delle popolazioni, delle comunità, ma anche delle amministrazioni. Quindi noi abbiamo interpretato la giornata di oggi come una giornata in cui si possa cogliere un'occasione, l'occasione per aprire un varco, per aprire un conflitto tra comunità locali e autorità centrale. Questa è la partita che si gioca per il futuro. È chiaro che per fare una partita del genere, per giocare una partita del genere, ci vuole coraggio. Noi il coraggio ce l'abbiamo e noi in questa battaglia ci saremo. Grazie.